Non è soltanto un luogo del ricordo, ma un sito sul quale si può fare un grande investimento culturale. È la prima impressione della Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, al termine del sopralluogo nel museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano, sul Carso Triestino, che fu per molti anni, nel dopoguerra, la struttura d'accoglienza per tanti profughi istriani, fiumani e dalmati, e che ora ha il riconoscimento di museo di carattere nazionale, conservando inalterata la sua struttura originaria dopo la dismissione nella metà degli anni 70. La storia del luogo viene raccontata attraverso gli ambienti del museo e una visita nel terreno circostante, dove si trovano ancora gli edifici che fungevano da chiesa, da mensa e altri servizi. Sicuramente è una impressione positiva di un lavoro che è stato fatto per recuperare un luogo che non è soltanto un luogo del ricordo, ma è anche un luogo sul quale possiamo fare un investimento in termini culturali assolutamente importante. In questo senso la Regione può fare la sua parte, anche perché questo è un momento storico nel quale stiamo riordinando un po' il nostro sistema culturale regionale e a pieno diritto questo può essere uno dei luoghi museali che entrano nella rete dei musei della Regione. Ad accompagnare la Serracchiani c'erano il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, e la presidente della provincia di Trieste, Maria Teresa Bassa Poropat. Un posto che conosco da molto tempo, ovviamente, perché è di proprietà della provincia. Noi abbiamo sempre sostenuto l'opportunità che questo luogo diventi vera e propria sede museale, diciamo, del ricordo, ma anche per le generazioni future. Credo sia una realtà che va sostenuta. Noi l'abbiamo fatto anche per poter partecipare, diciamo, a bandi di riqualificazione della parte esterna. È chiaro che l'immobile ha bisogno di una risistemazione proprio con finalità museale all'interno, quindi l'auspicio è che ci siano ulteriori finanziamenti, come in qualche misura ci sono stati promessi, perché si possa continuare nell'opera di riqualificazione di un sito di interesse culturale rilevante. Attualmente il centro di Padriciano raccoglie fotografie, masserizie e altri vari oggetti appartenuti a chi, al termine del secondo conflitto mondiale, abbandonò le terre divenute parte della Jugoslavia. Ai visitatori viene inoltre illustrato come fu complicata la vita di ogni giorno di chi dovette risiedere per più anni nei centri profughi. In quello di Padriciano, in particolare, transitarono tra le 80.000 e le 90.000 persone.